Guido Pasciari, tecnico della selezione femminile Campania, trofeo delle regioni numero 31 al sud Italia, una bella esperienza per voi. Assolutamente bella, e colgo questa occasione per ringraziare il comitato organizzatore, un villaggio stupendo, una vera festa dello sport, soprattutto una festa per i giovani che partecipano a questa manifestazione che, nonostante i 31 anni, è sempre la più bella manifestazione giovanile che abbiamo in Italia. Parliamo di quello che sta accadendo sul campo, la selezione femminile Campania sino ad oggi. Ma noi siamo felicissimi da un lato e abbiamo un po' di rammarico dall'altro, nel senso che noi eravamo venuti per cercare di confermare la posizione dello scorso anno o migliorarla, il nono posto dello scorso anno. Purtroppo ieri abbiamo avuto una giornataccia, come capita spesso nella pallavolo e nella pallavolo femminile e giovanile in particolare, abbiamo perso una brutta partita con l'Umbria, cosa che ci ha pregiudicato il passaggio tra le prime otto. Stamattina abbiamo ben giocato col Trentino, abbiamo fatto quello che potevamo con la corazzata Lombardia, siamo nella finale nono-dodicesimo posto, speriamo di confermarci, e per noi sarebbe un grosso successo, anche perché, come si sa, le difficoltà per allestire una rappresentativa, specie al sud, sono notevoli e sono dovute soprattutto al fatto che le nostre ragazze hanno poco campo, hanno poco spazio nelle squadre maggiori, però tutto sommato posso dire che, se come spero andrà bene la giornata di domani, saremo più che soddisfatti per questa nostra partecipazione.